Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi mi sono svegliata, è domenica mattina e finalmente ho finito di lavorare, sono a casa, quindi finalmente sarò più presente su YouTube, vedrete, anche perché ho un casino di video in programma da fare, soprattutto a settembre, perché per me a settembre inizia un nuovo anno, ho preso tante cose nuove, tante idee nuove per i video, scoprirete tutto da settembre, però da oggi sarò molto più presente su YouTube, un giorno sì e un giorno no, questo è ufficiale ormai. Stamattina mi sono alzata che finalmente voglio fare un bel trattamento ai capelli perché ormai stanno diventando paglia e voglio utilizzare la mia maschera. Io la utilizzo non dopo lo shampoo, ma voglio metterla sui capelli e tenerla un quarto d'ora, 20 minuti, non di più perché sennò mi unge troppo i capelli, me li appesantisce troppo. E voglio utilizzare questa maschera qua di Pantene per Chiara Ferragni. E poi ovviamente quando vado a sciacquare la maschera voglio utilizzare... c'è la lucina, anche il suo shampoo abbinato. Però cominciamo a fare la maschera e faccio i mestieri con sulla maschera intanto. Tanto ho anche già steso fuori perché oggi la giornata sembra bella. La maschera ha una consistenza strana perché è tipo gelosa. Adesso l'ho appena applicata sui capelli e mi leggo i capelli con la mia fascetta che, ragazzi, ormai non sto mollando da tantissimo tempo, di Revolution. E oggi, ragazzi, faremo la grigliata, era da una vita che non la facevamo e anche oggi grigliata. E poi andiamo, siete pronti che vi dico dove andiamo? A Lidl. Wow, sarà un casino di mesi che non ci vado, però non vedrete lo shopping da Lidl in questo vlog. In questo vlog vi porto con me da Lidl, dentro a Lidl, tutto quanto, e farò un video a parte con tutti i miei acquisti Lidl, perché dopo tutto questo tempo che non ci vado, oggi farò una bomba. Intanto sto preparando di nuovo la lavatrice perché intanto che ho sulla maschera in testa voglio tirare giù tutte le tende di casa e di sfocasa. Infatti mi sono anche vestita, ho messo un paio di pantaloncini corti e una canottierina. Oggi li lascio così, asciugati solo col phon e non stirati praticamente, li lascio un po' respirare, avevo proprio bisogno di un bel restauro, che tra l'altro si vede ancora un pochettino l'abbronzatura, troppo bella. Comunque adesso cominciamo a preparare il barbecue, intanto metto via le sedie perché, come avete visto prima, ho disfatto casa, ho fatto bene i pavimenti, mi manca la camera da letto ma il cliente ancora dorme, quindi anzi adesso appena si sveglierà la farò. E niente, volevo dirvi anche che sono stata dai cinesi qualche giorno fa, ma non ho avuto il tempo ancora di registrare e volevo farvi vedere due cosine che ho preso. Allora, questa è la borsetta, vi faccio vedere le cosine che ho preso. Allora, ho preso questo qua, è costato 7,50 euro, no, 7,90, non vedo l'ora di provarlo con voi. Praticamente al posto di Foreo mi ha fatto morire perché è quello originale su Sephora, che vendono anche da Sephora, si chiama Foreo, questo è Forever, mi ha fatto troppo morire, sono proprio curiosa di provarlo. Qua c'è il caricatore ed è la spazzola per la pulizia del viso, mi ha fatto davvero troppo morire, non vedo l'ora di provarla, cioè è uguale, ragazzi. Poi ho preso un paio di ciabatte, che le mie sono tutte rotte, adesso le userò senz'altro. Queste sono costate, non c'è più il cartellino, no, comunque sono particolarissime e sono troppo carine, adesso le proveremo subito, non vedevo l'ora di farvele vedere per indossarle, perché a me piace prima farvi vedere le cose appena comprate e poi indossarle. Ah, queste le ho pagate 12,50 e 21,50, ragazzi, guardate che bella. Ho preso una nuova borsettina, questa è tutta nera, che mi si è anche impigliata nella borsa, è
Guardate, è con la catenina e si può, e anche il borsello attaccato e davvero mi piace un casino. Guardate che bella questa, infatti la userò. Non vedo l'ora di travasare tutte le mie cosine per utilizzarla. E questi erano, diciamo, gli acquisti dei cinesi. Adesso mettiamo le ciabattine nuove. Sulle nuove ciabattine sono molto particolari, ragazzi, perché manca un pezzo, cioè vado in là in qua, sono troppo carine. E qua c'è il mio amore. Ciao, che stiamo facendo un caffè. Oggi cosa facciamo? La grigliata, mi sono appena svegliato. Grigliata e poi E dove poi andiamo? no, a mangiare gelato. Sì, a parte quello andiamo. Ah, è vero, mi sono dimenticata di dirvi che vi porteremo anche in gelateria, ma dove andiamo anche? All'Eurospin. No, 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 caro, te il tuo Eurospin, dove andiamo? Al Lidl. Mi sono truccata leggermente, mi sono un po' sistemata e adesso devo mettere sulle tende. Sembrava, cioè, si è annuvolato per un momento e poi adesso sta arrivando ancora il sole, quindi non mi sembra vero di registrare un vlog a casa col cri, né grigliate, mi mancavano. Poi ho letto anche nei commenti che sì, si vede l'abbronzatura. Nei commenti che sono mancata anch'io, quindi grazie, vi voglio bene. Adesso andiamo fuori che andiamo dal CRI. Prima metto le tende. Come vedete mancano all'interno della casuccia, lì c'è fuori la golfina del piccolino, che io lo chiamo piccolino perché c'è la testa piccolina il CRI. Comunque adesso mettiamo su le nostre tende. Adesso le sistemo, ma almeno le ho messe su. Io le metto sempre su così, così si asciugano da sole. Adesso in lavatrice, tra l'altro, ci sono anche le altre, così dopo abbiamo finito, i vetri li ho già fatti. Ultima cosa, adesso pulisco e metto a posto tutte le lenzuola, quindi come faccio io di solito, perché ci tenevo a cambiarle, anche perché erano 2 settimane, io una volta a settimana come minimo le cambio, stavolta erano 2 settimane, non ne potevo più. Tra 3, 2, 1. E da da da, lettino fatto. Adesso qua ho un macello, però aspetto a mettere a posto qua perché guardate, ho gli armadi che sono tutti, tutti, tutti scoppiati, come se ci fosse una bomba all'interno, come dico sempre io. Quindi dovrò anche mettere a posto gli armadi, ma questo lo faremo in un prossimo vlog, quindi nel vlog di domani sicuramente, che voi lo vedrete tra 3 o 4 giorni, sicuramente forse venerdì, adesso vedremo. Anche perché gli armadi sono ridotti non male di più. Comunque, vabbè, questo a regola, quello del CRI. Il CRI è sempre più ordinato di me. Com'è sta storia? Devo mettere anche il mio nuovo cerchiettino, questo qua lilla che ho preso dai cinesi, troppo carino. Un po' di tempo fa, comunque vi avevo già fatto il video haul. Ok, adesso è ora decisamente di andare dal CRI. Che tanto sono stata bravissima perché ho scongelato tutta la carne, ho scongelato gli involtini con la coppa di suino all'interno, la salsiccia e questi sono gli arrosticini golosi dell'Eurospin. Eccolo qua il mio amore, alle prese con la Mangio che è griglia. No, pronto. non è pronto, è tutto crudo ancora, te l'ho appena portato. Disgraziatino, adesso cuociamo tutta la carne sulla super griglia. Ah, l'hai staccata, amore? Sì, perché È più comoda. è inutile. Ok. Non so per cosa è fatta, ma non li schiaccia bene, cioè. Ecco, perfetto. Adesso cuociamo la carne e ci vediamo a tavola che oggi mangia con noi il papà del Cri. In casa che apparecchio la tavola perché è quasi mezzogiorno, lì c'è l'orologio, è mezzogiorno e si mangia finalmente. Finalmente pronto, adesso si impiatta. Finito di mangiare, ho la panciona che scoppia. Questo è quello che è avanzato praticamente. Adesso devo mettere via tutto. E adesso mi sono fatta anche il caffè. Adesso lo bevo. È qua. Aiuto, non riesco a inquadrarlo. Comunque, adesso mi bevo il caffè. Vado, faccio, finisco 2 cose. Che tra l'altro ho anche finito la lavatrice. Che devo mettere sulle altre tende che rimangono della sala. Ovvero queste due grandi, quelle della terrazza e quello che va sulla strada dietro il divano. E dopo che mettiamo sulle tende mi riposo un po', faccio ancora un po' di pulizia, soprattutto la polvere in giro, che volevo pulire anche l'armadio, che a proposito l'armadio
Abbiamo avuto dei problemi, ma vi spiegherò in un vlog, però arriverà quello nuovo senz'altro. E oltre a questo ci saranno tanti cambiamenti anche per la casa, a settembre tanti cambiamenti anche per il canale, vedrete, vedrete tutto, rimanete sintonizzati sul canale. Se anzi non l'avete ancora fatto, vi aspetto, iscrivetevi, che ragazzi abbiamo superato i 4100, forse anche di più, dopo devo controllare, ma davvero grazie di cuore. Adesso passo anche i saluti e dopo mi vado a riposare, come vi ho detto faccio i mestieri, e dopo andiamo al Lidl. Al Lidl. Allora, in questo video ho già qua il telefono, che saluto sempre qualcuno di voi nei miei video, quindi se volete essere salutati commentate giù nei commenti con hashtag salutami, qua ho sempre la moscaggina che mi fa compagnia in tutti i video e poi vi saluterò senz'altro. Oggi volevo salutare Lilly e il suo bimbo Brian. Poi salutiamo Anna Lombardo. Va bene, ciao tesoro. Clarissa Marchello, Irene e anche Sara, Roberto, Christian, Marisa e Chiara da Pontinia. Spero di non aver saltato nessuno. Vi mando un bacione, grazie ragazzi che mi seguite. Ragazzi, stiamo partendo, adesso devo andare in un posticino, quindi non vi porto con me, però quando uscirò ci ritroveremo sempre in macchina, che per voi sarà tra 2 secondi, per me sono 2:30, quindi fino alle 5 oggi sono occupata perché ho un colloquio, poi vi spiegherò meglio, vedremo come andrà. Però comunque avevo appena finito di lavorare, speriamo di da una parte di riprendere, dall'altra no, perché voglio un attimo riposarmi. Comunque adesso ci andiamo e poi alle 5 ci rivediamo, che andiamo al Lidl. Oh, meno male, sarà una vita che non vado al Lidl. Finito tutto ragazzi, adesso finalmente si va al Lidl. Mamma mia, si vede tantissimo l'abbronzatura. Non mi sembra vero che sto andando da Lidl, cioè sarà... Quanto tempo è che non andiamo, amore? 10 giorni. Sì, va bene, alla volta. Tipo la storia del Covid era successa 2 anni fa? No, beh, siamo andati ancora dopo? Sì? Vabbè, comunque da tantissimo tempo. E finalmente ci riandiamo. Adesso comunque un quarto d'ora, 20 minuti e siamo arrivati. Sono morta oggi, sono stanca. La nostra fortuna, siamo talmente fortunati nella vita che ha iniziato a piovere. Sì! Cioè prima c'era una giornata bellissima, vero amore? Sì, ma era normale, ormai siamo abituati. L'unica cosa è che non ho l'ombrello. Ci vediamo tra 5 minuti, ormai siamo arrivati. E qua siamo sotto in galleria. Non mi sembra vero, mi si illuminano gli occhi, arrivati da Lidl. Adesso prendiamo il carrellino. Faccio un quadro generale, poi a casa vi farò il video spesa che vedrete più avanti. Usciti dal Lidl, adesso mettiamo la cintura e andiamo a prendere un gelatino, vero amore mio? Oh yeah. Venite con noi. Non riesco a trovare il coso della cintura. Gelatino preso, io ho preso Kinder Pinguì e yogurt. E te cosa hai preso, amore? Ma non hai preso il cono, hai preso la coppetta, mi sono corta adesso. Mi piace di più. Ah. Banane cose... pieno di aglio. Ah, buono. E questa siamo nella gelateria, ragazzi, che buono il gelato così. Wow. È buono, vero? Mi sta colando, mangiamo il gelato, a dopo. Il Cri ha fatto il bis. Cosa hai preso, amore? Vaniglia, intanto sta ammazzando le zanzare. Vaniglia e? Vaniglia e frutti del bosco, ragazzi. Buono. Ne ho mangiati già 2. Infatti, no, io sto finendo il mio cono e poi... ci vediamo direttamente a casuccia. Finito il gelatino, devo dire che è una bomba. In questa gelateria è buonissimo, vero amore? Wow. Però sono pienina. Adesso volevo andare in un negozio che c'è qua vicino, ma è chiuso per ferie. Pazienza. Quindi ci vediamo a casa.
appunto direttamente qua mentre sono in viaggio, che sto per arrivare a casa, perché quando arrivo a casa voglio farvi il video spesa Lidl. Quindi io vi mando un bacione grande grande grande, saluti vi ho fatto, comunque come ripeto, io ripeto come vi ho detto prima, se volete essere salutati c'è il rumore delle buche, commentate giù nei commenti con hashtag salutami. Ciao, e lì tutti. C'è il mio piccolino con la cinturona rossa, ce l'ho anch'io, ciao.